Sono felice che tu sia venuto. Stavolta si tratterà di una prova di carattere. Continua. Tieni a mente che la morte è definitiva, niente sarà salvato. Ah! E me lo dici così? Grazie. Forza, svegliati, devi andare. Quindi non devo morire qui, se muoio mi dovrò rimare tutto, no, ti supplico. Comunque, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lamber e oggi siamo qui su Amnesia Justin, una specie di DLC di Amnesia The Dark Descent. Di questo qui non so proprio niente, del primo sapevo qualcosina tramite mod in vari giochi come Gmod. Qui niente. Quindi, iniziamo un nuovo gioco. Iniziare un nuovo gioco, sì. Non so quanto durerà Justin, forse uno o due episodi, ho controllato e più o meno dura un'oretta di gameplay. Non è che abbiamo iniziato tanto bene, Con un urletto. L'urletto, figa, che cosa sei tu? Lo avete visto? Quello robo fuori dalla porta? Ma mi scusi, cos'è lei? Chi sono io? Ho sembra che io abbia una voce femminile. Zia, ripigliati, che devo fa? Ok, non sono appeso, ma sembra che sono un po' messo malino, Dai, dov'è finito il buon uomo? Sarà qui da qualche parte? Mi sa che questa cosa non sarà molto sicura. Ah, mi sa che devo aprire la porta attraverso questo, tipo girando. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me. For this is a voice from the past. Ok. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. Ok. There are two parts to the study, and it is up to you. Not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Sono un esperimento. Tutti possono essere salvati, c'è un modo. Ma what? Non ho capito. E facendo sta roba qui. Ah, qui c'è una lanterna. Ok, credo di aver sbloccato tutto. E siamo ritornati con la nostra lanterna. Anche se sembra che non abbia olio. Già, dovrebbe essere alquanto simile al primo gioco. E sembra che tra l'altro qualcuno mi abbia messo qui dentro. Mi abbia chiuso qui dentro. Mi abbia rinchiuso. Ma per quale motivo? Non sembrava nemmeno essere troppo umano quello che mi ha rinchiuso lì. Di sicuro più umano di quelli del primo gioco è... Ok, la situazione è brutta, è drastica e alquanto pericolosa, mi sa. Non so se quei mostri che ho appena visto mi sciottino, però meglio non verificarlo. E beh, qui c'è un'altra stanza. Non so se devo andare prima di tutto qui, ma intanto controlliamo cosa c'è qua da queste parti. Andrà a finire assolutamente male, già lo so. Ci sono mostri? Sì, ci sono mostri! Mi è sembrato di vedere qualcosa che si muovesse. Ok, qui c'è un bel problema. Se mi mettono i mostri così da subito, qui c'è un gran bel problema. Allora, evitiamo di farci vedere, va bene? Rimaniamo fermi, non facciamo rumore, non guardiamoli. Speriamo che solamente che se ne vada. Sembra che effettivamente se ne sia andato. Ok, dovremmo essere in grado di leggere questo foglietto magari. Un nuovo piano, le 22 aprile 1858. Ok, ho un attimo letto quello che è successo qui. Praticamente qui c'era un tizio, Lucien Racine, che voleva far perseguire Justin Florbel, perché a quanto pare ha preso suo figlio, forse erano marito e moglie, non so. E da quel momento il figlio ha trascurato i suoi doveri verso la famiglia e mi ha voluto portare da un dottore, la psicomana, per darmi del... per fare in modo che mi categorizzasse come isterica. Allora, adesso, qui sembra che ci sia gente che cammina in giro, probabilmente mostri, quindi evitiamo di rimanere troppo fuori in posti dove mi potrebbero vedere. Sto controllando le varie celle, però sembra che ogni volta che io entro in una ci sia un rumore diverso. Eh? Ah, ok, c'è un tizio qui dentro, lo dovrei aiutare. Come, bro? Devo capire. Tra l'altro, cosa sono tutti questi rumori? Ma calmati, gioco, calmati. Qui c'è un libro. La Sacra Bibbia. Ma aspetta, mettiamo sto materasso sopra la candela e voglio dar fuoco a tutto. Perché non bruci? Devi prendere fuoco, qui dobbiamo bruciare il tutto. Fratm Brodero, per salvarti... Ah, forse devo solamente far questa leva.
Ok, no, lo stavamo per ammazzare. Ok, guarda, mi sto fermo. Eviterò di ucciderti. Non sapevo che sta roba qui servisse per ammazzarti. Scusami veramente tanto. Ti lascerò lì per ora. Non credo che mi servi. Perdonami. No, lo dico io, perdonami. Che cosa mi significa tutto ciò? Justin, amor mio, so di non avere il talento di Malo o la forza di Basil, ma sono sicuro che il mio amore è più sincero. Le mie cicatrici non ne sono la forza e la prova. Continuerò a tagliarmi finché vi farà piacere. Ucciderei persino Basil se lo desideraste. So che vi piace, ma vi sta facendo del male. Gli farò ingerire del bromuro con l'inganno. Povera Justin, vi aiuterò. Dite solo una parola. Aloha. Ok, c'ho i pazzi che mi fanno la fila dietro praticamente. Sì, ho capito, ma non c'ho modo per liberarti, proprio non ce l'ho fisicamente. Più che tirare un secchio qui, non so come aiutarti, scusi. Allora, io per sicurezza non ti ammazzo, tornerò qui un altro momento. In teoria adesso devo tornare indietro, perché ho visto che... E guarda, eccolo. Sì, ma come devo fare se io qui se muoio mi devo rifare tutto? Non mi va, sinceramente. Forse il gentiluomo se n'è andato. Vero? No, io sento ancora catene in realtà. Boh, speriamo di non ritrovarlo dove sto andando adesso. Ok, qui è bloccato, quindi fuck. Intanto noi siamo arrivati da dove? Da qui, perché avevamo visto la roba e quindi c'è quest'altra strada. Però sembra essere bloccata, quindi come ha fatto ad arrivare qui? Raccolta scala rotta. Ok, dove la metto una scala rotta? Tra l'altro, dove stanno arrivando sti tizi se qua è tutto chiuso? Forse la scala rotta la potrò mettere qui da qualche parte. Infatti lì vedo una botola. Come ce la raggiungo? Una domanda, non è che il gioco mi vuole far fare qualcosa tipo parkour pazzo sgravato, ma il parkour me lo devo creare io? Ci sono riuscito veramente, ma sul serio, dovrò mettere qui là sopra la scala rotta, però ancora mi serve qualcosina per arrivarci. Ok, sta in bilico per bucio de culo. Madonna, vediamo se ci arriva, è troppo in alto da raggiungere. Allora, come cavolo lo raggiungo, scusi? Metti qui la scala. Ok, l'ho messa veramente benissimo. Beh, sono arrivato fin qui, bene. Per ora sta andando abbastanza bene, suppongo. Bonjour, mi ritrovo qualcuno qui. Ma perché mi hanno dato... Non mi sta arrivando da dietro. Stavo dicendo, mi hanno dato la lanterna, però non l'ho mai utilizzata. Boh, vabbè, continuiamo. In teoria non dovrebbe succedere niente. Spero. No, in realtà forse sta succedendo qualcosa perché continuo a sentire rumori bruttissimi. Non so perché, mo mi ritrovo proprio la strada peggiore che esistesse e muoio male, male, male. Ciao! Infatti è chiuso, porco due. Non è la peggiore dell'esistente, però era la peggiore fra le due. Va bene, qui si scivola! No, ok, cammino. Che schifo. Adesso è arrivato qui, scena di inseguimenti, qualcosa no, che c'è un altro grammofono, parla mi tizia. Non c'è il cilindro del fonografo. Ah, che chiulo, lo dovrò trovare. Si segue il sangue? Di sotto non ci vorrei andare, non vorrei manco andare verso il sangue in realtà, però una delle due cose le dovrò fare. Ah, ce n'è un altro. Ciao bro, anche tu sei senza la roba? No, forse tu ce l'hai. Grazie. Guarda, non l'ho ucciso, però non l'ho nemmeno salvato. Giustamente, qui c'erano robe di tortura, che merda. Ma ste foto, che cosa sono? Mi vuoi dire niente tu? Articolo di giornale 19 marzo 1858, farsa al conservatorio. Ok, mi sono letto un attimo sta roba, farsa al conservatorio. Praticamente, questo Malo De Vigny doveva fare uno spettacolo ma si è sentito male. Sembra che Justin si sia divertita. Credo che noi siamo Justin. Ha la voce femminile, non è pure... O siamo noi Justin o è la tizia del grammofono. O siamo la stessa persona, chi lo sa. Lei sembrava divertita dal fatto che lui si sentisse male e che è svenuto. E poi Aloha e Basil l'hanno portato giù dal palco. Interessante. Suppongo che lei avesse svariati amanti, dato che tutta sta roba. E per di qua si scende un casino. Però dai, andrà tutto bene sicuramente. Ho una paura fottuta. Biblioteca. Il cupo spazio sotterraneo divenne la sua stanza dei giochi, un posto misterioso che Justin poteva esplorare con i suoi amici. What? Secondo me qui c'è tutta una storia sadomaso, brutta, brutta, brutta. Neh. Va bene, esploriamo questa biblioteca. Tu hai qualcosa da dirmi? Sembra ci siano tipo delle mummie. Non vedo niente, non vedo. Va bene, zia, sei... non so che dirti, diapositiva 2? Perché qui ci sono delle diapositive?
Vabbè. Scopa, sei tornata! Nel primo episodio di The Dark Nation eri la mia arma, poi sei sparita, sei tornata, sarai di nuovo la mia arma. Cioè, in realtà non è che è sparita, le ho dato fuoco nella stufa, però... Shh. Bene, ho trovato anche l'altra diapositiva e qui cosa c'è? Risultati! A quanto pare stavano facendo dei test su Justin con queste diapositive, che in teoria dovrebbero avere dei significati a seconda di quale sceglie. Poi c'è... A quanto pare bisognava usare una combinazione con queste diapositive, ma noi ne utilizzavamo solamente due. Justin ne utilizzava solamente due, non ho capito il perché. Infatti, anche nel diario c'è scritto: voi non vi muoverete mai, vero? Statue che si palpano il pipino. Spero di no. Bene, controlliamo anche qui. Questa qui è una vera e propria biblioteca piena di libri. Diapositiva numero 3. Numero perfetto 3 o numero de merda 4, scusi? O numero bello 4, a seconda di che universo appartieni, è bello o brutto il numero 4. Ma quanto è sexy lei? Ma qui c'è un'altra diapositiva, la numero 4. Who are you? Who's there? Salve, sono una tizia molto sex. In realtà non lo so. You'll burn for this. Va bene, zio. Cosa fa sta leva? Abbi pietà, rialza sta roba. Bruciare all'inferno, poi appena ti fanno un po' male tu chiedi pure pietà, bastardo. Ok, evitiamo, non voglio ammazzare la gente. Qui c'è roba di tortura, evitiamo di ammazzarli. Justin, 8 anni, oggi sono uscita a giocare con Clarice. Abbiamo visto un uccello che beccava una lumaca, l'ha presa ed è volata sulla staccionata. Perché stai raccontando del pranzo di un uccellino? Scusi, Justin. Oggi ero quella con le braccia aperte, non ho dato sta roba, racconta varie esperienze della sua vita, oggi ero quella a destra, oggi ero quella in ginocchio, oggi ero quella con la spada. Mi sa che questo qui ce lo dovremmo ricordare. Quanto pare faceva dei test quando era piccolina su queste diapositive con suo padre, non ho capito il perché, comunque se ce le ricordiamo in teoria dovremmo poter avanzare. Quindi, qui dovremmo accendere e mettere le varie diapositive, mi sa. Una stencil ritagliata con la figura di un uomo, sono tutti con la figura di un uomo. 1, 2, 3, 4. Ok, sono in ordine, però non so quale sia il vero ordine. Tipo, se metto la 1, è un uomo con le braccia aperte. Che effettivamente è la prima che diceva. Poi c'era quello a destra, quello in ginocchio e quello con la spada, mi sembra. Proviamo, voilà. Questo qui è con la spada, quindi il quarto. Nel quarto c'è il tizio che sta in piedi. E nel terzo quello in ginocchio, ok. Ah, ma posso mettere le robe qui? E che senso hanno? Scusami. Boh, non lo so, metto a caso e provo, magari... Ah, l'ho liberato, tipo? Non so come, perché, però a quanto pare sì. Boh, e facendo così cosa ho fatto? Ho ancora due diapositive. E sembra che Justin sia odiata per qualche motivo, non ho capito il perché... Qui è aperto adesso. Va bene, va bene, va bene, va bene. C'è qualcos'altro da dirmi tu, tizia? I wonder, is Father David with his God now? Mm? Ma perché, povero padre David? Non proprio, però vabbè. Non ho capito i messaggi criptici di sta tizia che mi continua a parlare, però vabbè, fa niente. Cosa c'è qui? C'è il tizio, mi sa, c'è il tizio. L'ho sentito. Ti tiro sta mela marcia, te giuro. Via, valla a prendere. Valla a prendere. Lo sento, anzi lo vedo, non è che lo sento. Porco due. Si corre, mi sa che mi ha visto. Si corre, si corre, si corre, si corre, si corre. Non so dove andare, vado dritto per dietro. Serie, in caso salvatemi. Mi sta seguendo? Ok, sì, mi sta seguendo, via, 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 via. Ok, 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 c'è. C'è qualcosa qui, un'altra porta. Sapevano che avrebbero dovuto catturare quegli uomini, ma cosa farne di loro era una decisione che andava rimandata. Che culo che c'è una porta. Perché se non vi conoscevo ero fottuto. Dimmi che non mi segue, per favore, non mi dovrebbe seguire in queste porte, vero? Biblioteca, per sicurezza non ci torno. E tizia, tu mi devi dire qualcos'altro? No. A me sembri solamente scema. Ah, certo. Ah, finalmente. In che senso? C'è la polizia che mi può aiutare? Cioè, hai registrato questi messaggi mentre venivi arrestata. Quasi arrestata, scusi. Vabbè, buon per me, allora. Acqua.
Dell'acqua non mi fido in amnesia. Quindi in caso fammi vedere se c'è qualche luogo dove mi posso salvare. Dall'acqua qui forse? Ok, qui sì. Vabbè, di sicuro questa zona la dovremmo esplorare. Non è che possiamo rimanere sempre lì sopra. Manca la leva per azionare la porta. Ok. Per di qua invece c'è un po' un corridoio. Una porta è chiusa a chiave. Bene. Guarda, meno robe da esplorare, per me anche meglio. A meno che non dovrò trovare la chiave qui dentro. Ok, qui si apre. E andando qui in fondo troverò un pezzo di che cosa? Sembra una torcia. Ah, raccolta leva, una leva. Sarà la leva che dovrò mettere in quel punto, scusi. E qui dentro invece cosa c'è? Niente? Per tipo la chiave per quel luogo, no? Sembra che qui non ci sia niente, allora a sto punto credo che sia arrivato il momento di andarsene. Ah, aspetta, c'è qualcosa qui. Un altro foglietto. Questo messaggio è un messaggio di Daniel che cercava aiuto da Justin. Come se lei sapesse qualcosa. Ok, c'è qual quadra che non cosa con questa ragazza, ok? Comunque mettiamo sta leva e proseguiamo veramente. Va là! Alza tutto. Porca vacca. Questo qui è il rumore del tizio che spona. Ok, qui c'è un'altra leva. A quanto pare non ci è andato la chiave perché c'era il tizio. Il macchinario sembra essere mal funzionante. Ok, per di là vedo il macchinario. Ma avranno messo qualcosa da PA qui, sicuro. E portarla al macchinario perché sono stronzi. Fammi vedere. Anche se sembra che non stia arrivando il tizio, nonostante ci fosse una leva che anche lui avrebbe potuto alzare, però sta arrivando il tizio. L'ho sentito sbattere fortissimo la porta. Sta continuando a sbattere fortissimo la porta. Sbrigati tu. Quanto forte sta sbattendo la porta. Metti sta roba qui e scappa. Subito. Subito. Tipo, corri porco due, corri. Alza. La madonna. Via. Chiudi. Porco due, non so se fosse lì. Comunque, adesso dove si prosegue? È già lì. Qui è chiuso. Tu sei laggiù. Mi sa che lo devo salvare. Vedi, sbrigarti a chiudere. Ok, già così dovrebbe essere salvo. Toh. Spero che ti piaccia così. Dove si prosegue? Ha sfondato. Porco dinci. Come ti evito, bro? Non sembra essere troppo veloce, però. Ok, forse cambio idea. Se mi perde sarebbe meglio. Ha appena detto ti vedo, ma vaffanculo. Cioè, bro, se continui a rimanere lì, io come scappo? Scusi. Ok, se riapro però rimane aperto. Però mi ha visto, bastardo. Non ti incastrare. Devo aprire pian piano, tipo. Ma credo già di poter entrare, forse. Chiudi. Corri. Madonna, Jack, dietro. Che sfonda. Ma sti calmi, sir. Si calmi, forse è già sfondato. No, ha sfondato adesso, mi sa. Corri. Ok, ha sfondato adesso. Però qui c'è una di quelle porte che ti salvano. Le porte che ti salvano, ragazzi. Justin aveva già esagerato con il litio prima di allora e sapeva abbastanza bene quali sarebbero stati gli effetti. Non mi interessa, sono scappato. Che brutta parte. Tra l'altro me la stavo a fare tutta di corsa. Poi a un certo punto ho detto no, ho dovuto salvare il tizio. Fermiamoci 2 secondi, vediamo se non mi ammazza subito. E meno male, perché io qui non mi voglio rifare tutta sta parte. Allora, siamo arrivati in questa nuova zona. Siamo arrivati alle cripte. Vediamo cosa da dirci la signorina. I'm looking forward to see if you managed to save him or not. I know very little about him, but surely he had a family, don't you think? Poor fatherless children. But he falls on his own sword. His kind is not meant to come from... No, non ha caricato i sottotitoli. Laws are made for credits. The aristocracy doesn't need to know right from wrong. We are always right. Ah, ovviamente! Voi siete sempre nel giusto, non sbagliate mai, certo. Va bene, iniziamo ad esplorare questa nuova zona, oddio. Un po' di tombe, mi autoseppellisco. Buon salve, è stata bella questa avventura, ma ormai è arrivata la mia ora. Va bene, forse il gioco non me lo permette, quindi ancora non è arrivato il momento della mia morte. Però qui c'è una pala, e così mi istighi. Cosa c'è qui? Un'altra tomba, non so di chi sia. Ah, ricordi? Pensava che tutto avesse perfettamente senso. Tutti apprezziamo la simmetria. Tutti traiamo conforto dalla causalità della logica. Ci dà l'impressione che esista un grande piano e che sia possibile afferrare i meccanismi interni di questo universo perfetto. Vedete, sua moglie è morta nel dare alla luce suo figlio. Per questo è stato capace di farsene una ragione. La sua famiglia si stava semplicemente arrendendo alla simmetria. Ma in che senso, scusa? Cos'è sto robo? Le tue Herbert, ok, un messaggio di Herbert. No, è per Herbert, mi sa.
Ok, a quanto pare qui c'è un messaggio per Herbert che a quanto pare gli hanno dato i permessi per andare in Algeria. E qui sembra che ci sia un padre che stia parlando del fatto che stia studiando sua figlia, quindi probabilmente il padre di Justin. Finché a un certo punto non l'ha rimproverata e ha dovuto anche finire i test perché voleva riparare il rapporto con la figlia. Ok, ma lì c'è una figura strana, è una statua, vero? Non mi farai del male, ciao. Te tocco. Ha un altro ricordo, va bene. Com'era mia madre? Era la creatura più bella che avesse mai calcato questo mondo. Per quanto ci provi, non riesco a ricordare che aspetto avesse. La sua bellezza era accecante, Justin. Non dovremmo osare incatenare un tale ricordo alle nostre menti, sarebbe troppo da sopportare. Ok, a quanto pare Justin ha perso la madre. E forse questo qui ha portato un strano sviluppo nel suo comportamento, che ha portato anche ai vari studi che ha fatto il padre su di lei. Ma non credo che i vari studi fossero violenti o niente del genere. Solamente che per una bambina potrebbero essere strani. Vediamo cos'altro c'è qui. Un altro grammofono. O fonografo, non mi ricordo. You have triumphed, conquered my cabinet. I wish I could tell you how you did, but alas, this is a recording. È l'ultima You have taken it registrazione. all by yourself. Did anyone survive? The doctor? The priest? Or perhaps the In teoria la priest? dovrei aver salvati Who tutti. was allowed to live? Why? Perché ho deciso di salvarli. Reflect on these past events and consider what they meant to you. What you have learned about your true nature. Father never knew me. He thought he did, but then he was frightened. And nothing was ever the same again. I can still see him, lying there on the floor. He looked so surprised. Justin ha sorpreso suo padre, però in una maniera negativa, capisco. In che senso, His Justin? dark Cosa hai green fatto? soapstone stained by his blood fell to the floor with a sonorous thud. Blame me not, for I was but a child. Ha ucciso A qualcuno? cruel ending. Justin, cosa mi devi dire? To smile. Rest in peace, Papa. Ha ucciso il padre? Beh, Justin ha fatto un casino. Forse questo qui è il padre, abbiamo fatto tutte ste robe. Ma cosa se io sono Justin, effettivamente? Ah, vedete? Sì, mi sa che questo qui sono i resti del padre che giace per terra. Va bene, va bene. Continuiamo. Justin ha un po' perso il senno. Cosa c'è che non va con quella roba a forma di sfera? Cosa rimane in vita? Sarà la fine di tutto. Da dietro gli angoli, come? Sono tutti messaggi stranissimi, sembrano di una mente deviata. Chissà che casini abbiamo fatto, adesso stiamo attenti perché sti corridoi non sono per niente promettenti in realtà. Sto emergendo dalla chitina, intrattienimi, miei cari. Sta qui è impazzita proprio, l'interno. Attraverso l'antica città, giocoso, rimane in vita. Che cosa sta succedendo? Mi scusi. Ok, qui c'è un ultimo grammofono attaccato a una persona. What the fuck? So it comes to an end. No! Now No! that you are here, Aia! Non riesco a romperlo. you are able to go on and face eternity without fear, without Ok, no, non ci provo più. In che senso? No, 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 no! No, non siamo arrivati alla fine, non siamo giunti alla fine, manco ho capito cosa sta succedendo. Ah! Non si ferma! Ci sono due muri che mi stanno provando a schiacciare. Devo sbrigarmi a rompere questo, altrimenti io qua sono fregato. E strompiti, porco due. La roccina non potrà essere fermata. E invece sì! Quegli ingranaggi là sopra non fanno niente. Tu invece che fai? Se cadi succede qualcosa, perché mi sa che non può cadere. Ah! No, manco possono più entrare le robe qui dentro. Però aspetta, forse la roccina si può incastrare col muro? E romper tutto? No, ok, non. Proprio no. Raga, mi sa che sono fregato. Rimango sopra sta scatola. Bello al sicuro. Magari la scatola riesce a fermarli. No, niente, sono svenuto proprio. Rimani attenta. Non morire. Sono morto. Sento ancora rumore di catene. Le catene in sto gioco mi hanno proprio rotto. Ho vinto. This was the best one yet. Questo qui era il migliore What finora. happened? It's just too much. In che senso? Enough of this. Get up, Justine. Well done, Justine. It's already locked, but you can never be too certain.
Well done, Justin. Ma chi c'è qui fuori? Hanno provato ad aiutarmi? Ho fatto qualcosa che non andava? Era tutto un test progettato da me stesso per mettermi alla prova dopo che ho bevuto... Dopo che ho bevuto la roba di amnesia. Boh, teorie. Guarda, io non so manco di cosa stai parlando. Ah, ti vuoi proprio chiudere dietro? Ma fai un po' quel che vuoi. Quindi vuol dire che non eravamo abbandonati a tutto. Mi vuoi dire che era ancora tutto un test? Sciocca Clarisse era la tizia con cui giocava Justin. Era tutto un test malato creato forse da lei? Per mettersi alla prova in qualche modo? Però abbiamo salvato i tizi che erano in giro. Cioè non li abbiamo portati alla morte più che altro. E quindi che cosa mi ha significato tutto questo? Sono confuso. Molto confuso. Cioè il mio cervello sta elaborando teorie però... Boh. Ma poi in che anno siamo? Perché c'erano messaggi di Herbert per il padre, però il padre già è morto. Non so più. Vabbè, comunque, ragazzi, sembra che abbiamo finito anche questo DLC di Amnesia The Dark Descent, ovvero Amnesia Justin! Siamo stati portentosi, sono riuscito a completare tutto senza morire, anzi il gioco è stato anche un po' magnanimo. Non mi ha messo le zone con i mostri troppo complicate. Si potevano evitare alquanto facilmente, non erano troppi veloci, a differenza del brutto, il brutto era molto più veloce. Quindi nonostante io non abbia capito niente, abbiamo finito questo DLC. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like ed iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video, che sarà il nuovo gioco, Amnesia A Machine for Pigs. Nuovo, tra virgolette, nuovo sul canale, perché questi giochi della Frictional Games sono alquanto vecchiotti. Però li voglio portare, dato che la Frictional Games ha creato dei capolavori dell'horror. Infatti The Dark Descent, secondo me, è uno dei migliori giochi che io abbia mai giocato. Comunque stavo dicendo, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like ed iscrivetevi e noi ci vedremo sul prossimo gioco. Ciao ragazzi!